Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi siamo su un mio vecchissimo videogioco che si chiama Screencast. Vediamo un po' quali erano i comandi perché già non mi ricordo più. Abbiamo qua la nostra Nissan Silvia. Possiamo notare come la mappa sia un pezzo della mappa del mio più recente gioco Tuning Mania The Game. La mappa di Tuning Mania The Game è composta da vari pezzettini di mappe di altri giochi che ho fatto io. Questo gioco fu sviluppato con Blender, infatti notiamo già, ecco, non molto bene. C'era il modo per modificare, ecco, quindi notiamo il tuning. Questo è fatto apposta, ragazzi. E poi questa qua, diciamo, ok. Andiamo in retromarcia. È incredibile il lag, cioè per 4 poligoni lag. Blender purtroppo non va bene per fare i giochi. Allora, modifichiamo anche diciamo l'autista. Abbiamo diversi modelli fregati qua e là. Noi prendiamo Exhibit. Oddio, abbiamo le texture un po' andate. I problemi di compatibilità. C'è un lag incredibile, oh. Si tira sulla sala cinesca. Trapassiamo il muro. Che lag. Qui si potevano fare le foto. Beh, qui era un derby 7 con le fighe qua. Era un piccolo derby 8, un derby 1 questo. Boh. Questo era, risale al 2013, un sacco di anni fa. Qua ripariamo l'auto e poi andiamo a fare le corse, giustamente. Andiamo a vedere un po' velocemente le corse, come si presentano. Ah, qui c'è il clacson, giustamente, come in Derby 8, perché ogni gioco di auto che si rispetti ha il clacson, che può essere modificato qui. Bene. Abbiamo ricomincia, suoni, comandi, esci. Benissimo, benissimo. No, i tasti sono WASD, non so perché. Abbiamo anche la police che ci insegue. Vedi, qua possiamo riconoscere benissimo la mappa. Le texture fregate da GTA, così come i suoni. Ecco. Modello 3D della Silvia fatto da me. Fisica incredibile, ci sta. La police già abbiamo seminata. Si apre il cancello. Qui c'è la scuola guida. Buttiamo giù un po' di coni a caso. Benissimo. Ah no, qui c'è un'altra police, attenzione. Non mi ricordo dove stavano le gare. Colpiamo la police. Impossibile prendere la polizia. Cacchio, stavano le gare, oh. Si può guardare indietro? Non si può guardare indietro, si può suonare il clax, basta.
Ah, qui si potevano mettere i neon, ragazzi, attenzione. Bene, problemi di compatibilità. E mi sembra che qua si potevano mettere le sirene. E invece no. Bene così. Che casino, ecco qua i nostri avversari. Premiamo invio? No, premiamo il clacson? No. Andiamo addosso? No. Li spostiamo? No. Ok, partite la corsa, attenzione. Ok, c'è traffico. I checkpoint. Il super lag. Oh, però sono degli incidenti, sono più belli di quelli dei. R8, ma no! Bisogna andare a sinistra, ma la freccia dice a destra. Ecco, ciao, abbiamo fatto fuori uno, ma siamo terzi. Stiamo trapassando il terreno. Oddio, quello dove sta andando? Oh mio Dio! Bene così, anche quello è morto. Dove dobbiamo andare però? Aiuto! No, ci ha recuperato il tizio che avevamo eliminato. Eccolo là, checkpoint, attenzione! Che si innalza al cielo, manco se fossero le sfere del drago. Olè, si parte di off-road. Si tra... Attenzione, abbiamo un avversario alla nostra destra. Combattimento aereo, attenzione, ci accappottiamo laggosamente. Tutto a posto, ragazzi. Il kit wide body. Però. Ah, ecco, meno male. Attenzione, questa è la Dakar, la Parigi Dakar. Con le Nissan Silvia, però. Attenzione. Vado a de no, adesso non si può andare. Vado dritto. Eccolo, saremo ormai ultimi. Devo dire, è più bello questo di Derby 8, credi? Attenzione, primo, così a caso. Pure saltato il checkpoint, aiuto. La telecamera non collabora. Neanche il frame rate, se per questo. Interfaccia ormai andata. Così come le texture. Cioè, aiuto. Bene così, ragazzi, bene così. E questa è la screencast, vedete che figata, era un mio vecchissimo gioco fatto con Blender, abbiamo visto che c'era una mappa di Twin Mania Game. E niente, che bei ricordi, quando ancora ero spensierato e felice.